Oh, ed eccoci qua. Quella, vai con la Quella, voce. Don Bartelli, ha letto lei? No, Ma dovevamo andare in trasmissione, non mi ricordo, io sono qua a letto. io dico, ma scusa, ma cioè, se è il momento di dormire. Ma no, allora ti spiego. Allora, te la Senza dico tutta, tipo. perché sai che io sono uno sincero, non dico bugie. Sì, Ero, sentiamo. allora, ero qua a aspettare, poi, su sta roulotte è talmente bella. C'è un letto che è spettacolare, poi, è come il tuo, perché puoi tirare su anche lo schienale. Ero lì, messo bello lì comodo, ho detto, vabbè, adesso sono a letto. Vabbè, ti Allora, tiro su, dai, intanto c'è vediamo di un essere problema. precisi. Ma vediamo di Eh? essere precisi. È un Sì, giusto. letto o è ancora da leggere? No, 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 io l'ho già letto tutto, ho Ah, è imparato a già letto tutto. memoria, quindi non c'è Allora. problema, sono E preparato al 100%, ok, studiato al allora, massimo. intanto salutiamo Enzo Puma che ha vinto il Quella, gran ciao premio Enzo! del primo che secondo. Nello, ciao Nello. Ciao! Mauro Ciampini che mi chiede per le maratone se ci saranno ancora. Guarda, Nello, ti dico la cioè Mario. Ti dico la verità, mi piacerebbe ancora farle, solo che fisicamente sono molto provanti, veramente. Per cui un po' più avanti. Adesso, con tutta la mole di lavoro che c'è, francamente, non riesco a metterci anche quelle. Detto proprio in maniera sincera, ma spero di sì. Agostino Davilla, eccolo qua. Gigi Poli, come si Ciao, possa aspettare ciao, Gigi Poli? Fernando Cosimati, eccolo qua. ciao. Aspetta un attimo. Salvatore Simoncini, ma guarda te, Quella, ciao Beppe Sera. Salvo. Dai, Beppe. Allora, due Ciao. pazzi di Caravan. Fabio Bulandi. Ciao. Oh, Fabio, oggi pensa che in giro per Milano ho visto tre tizi, assomigliavano preciso preciso a te, a tua moglie e a tua figlia. Incredibile, guarda. Incredibile. Sembrava proprio voi, sembrava. Alessandro Infantino, buonasera Alessandro, che Ciao. piacere vederti. Dami, ho la risposta per te riguardo all'incontro casuale. Te la mando via email. Elisa, ciao Elisa. No, c'è Marzia Ciao. Mazzoni, guarda. Ciao Marzia. Giovanni Barbieri, Lorenzo Gnaccarini, Ciao, ciao. Mani, guarda. Non gliel'hai ancora detto, Ciao. non arriva più la sua roulotte. Libero Cesari, ciao. Sandro Arriva, arriva. Pucci e Romano Rosati. E vai, Ciao. e vai, e andiamo. Aspetta, no, c'è anche Oh. Paolo. Ciao Paolo. Ciao. Allora, chi è Cus? Dove sei? Cosa stai facendo? Allora, sono Intanto. su un letto comodissimo. Infatti mi sono addormentato perché, vedete, adesso vi faccio vedere un po' da dietro. Vedete, guarda che bellissimo. Non io, è il letto, dico. Sì. Il letto è molto bello. Adesso poi giro la camera. Così, se, tirami Giro via la il faccione un camera, è attimo che giro la meglio. camera. Sì, è meglio. Se giri la camera, è meglio. Adesso non ti offendere, eh? Ma se giri la La camera, è metto meglio. sotto sopra. Sì. Giro la camera, yeah. Sempre io. Nello dice: buonasera da Varazze. Ma te la sei meritata, Nello. Hai fatto bene andare a Varazze. Almeno ti godi un po' il sole. Bravo, bravo. Oh, eccoci qua. Oh, si vede? Eccolo qua. Ma che bello. No. Questa è la Questa vista, ecco, che foto è uno può vedere dal dedicata. letto. Cioè, Questa foto è dedicata a Fernando Cosimati. A lui sì, che piace non il gli piace. vetrone. No, no. Guardate che vista dal letto. Uno si alza la mattina, tac. Esatto. Meraviglioso. È arrivato anche Meraviglioso. Massimo Martini. Ciao Massimo. Ciao. E Mauro Franz. Ciao. Ciao. Allora, stavano dicendo, ho detto, dal letto uno cosa vede? Allora, dopo vi faccio vedere anche dietro il letto. Allora, Fernando infatti dice così mi fai male. Fernando tranquillo, si può anche rubare. sì, non c'è problema. Infatti, vedi che il cancello è chiuso fuori. Abbiamo guardie e tutto. Allora, braccio porta TV perché abbiamo la predisposizione per due televisioni su questa roulotte, che effettivamente ci sta, eh. Quindi una bella con un bel braccio da vedere a letto. Quindi vedete, c'è la presa, l'attacco antenna, poi ci sono tutte le varie luci, le luci ambiente, ecco, in questo caso sono anche dimmerabili, quindi non è male la cosa, eh. La finestra laterale con la tenda lunga, bellissima. L'altro armadio, allora, fatemi scendere dal letto perché sennò quello qua mi addormento davvero. Allora, vedete il letto, che bello, avete capito perché mi sono addormentato su un attimo? Ma che roba. Anzitutto è largo 154 centimetri, quindi quasi come quelli di casa. Calcolate che a casa abbiamo normalmente 160, quindi 154 siamo su dimensioni nettamente domestiche.
ha gli schienali sollevabili, quindi si può vedere bene la tele. Abbiamo dietro una bella barra dove si possono mettere dei portaoggetti, questi si mettono, si tolgono, sono forniti chiaramente di serie. Abbiamo sopra un bello blò che poi può essere sostituito da un condizionatore, che consiglio di mettere comunque sempre. Poi abbiamo i mobili laterali. Un attimo. Fernando dice: per il furto organizziamoci, tanto Davide non ci sente, infatti. No, concordo io. Orgasmica, dice Romano Rosati. Aspetta un attimo, intanto c'è Alice. Ciao Alice. Alice, ciao, spero che tu stia meglio. E Alessandro Infantino dice: ragazzi, una domanda, un'esternazione, stiamo pensando di cambiare tipologia di camper, ma in giro sono tutti impazziti, concessionari ma anche privati. Beh, più i privati, perché i concessionari, che io sappia, hanno la stessa scontistica, le stesse tabelle del... Almeno Davide, mi sembra che l'Eurotax sia sempre quello, per esempio. Sì, no, non ci sono... I concessionari anche... Ieri abbiamo avuto la tua collega Valentina, che lì ci siamo. Invece sui privati, sì, è vero, sono impazziti. L'ho già detto l'altra volta, la mia idea, quindi vabbè. Quindi avete visto, no, dalla parte c'è l'armadio per le cose appese. Tac. E poi si può aprire anche sotto, quindi sotto abbiamo poi tutti i vari ripiani. Tra l'altro qua c'è un buco, perché si vede che si sono dimenticati di fare un pezzo, no? C'è da tutte le parti, che serve appunto, che fa da comodino. Quindi la parte sopra fa anche da comodino. Abbiamo poi anche la parte superiore. Bello, così appoggi il libro, il cellulare. Massimo, esatto. Martini dice che questa caravana è una primetria che piace a me, è bellissima. Massimo, anche tu, se la vuoi, ti metti in coda, ne rubiamo due o tre, prego. Sì, beh, poi vi dico che, allora, da vedere è sicuramente bella, dal vivo è un altro pianeta ancora, ancora più bella ancora. Sotto abbiamo anche le due prese USB, visto che dicevi, per caricare i telefoni, quindi ci sono anche quelle. Tac, chiudiamo, andiamo dall'altra parte, così vediamo l'altra parte che è uguale. Tenda di separazione, braccio portativo che abbiamo visto prima, le luci, sportellino. Ecco, apriamo, mi sono messo male, eccolo qua, tac, per accedere agli impianti. Cavolo, sì, tanta roba. Qua c'è l'altro armadio. Sandro Puzzi chiede, sì, lunghezza del letto. Il letto è lungo 195. Questa rispondo io a Romano Rosati, perché la somma, è vero che hanno dato solo 500 Adria per tutta Italia? Sì, ma riguarda i camper, non le caravan. Quindi 500 camper Adria per tutta Italia per questo inizio di stagione, è vero? Prego. Una cosa che volevo far notare è, guardate la cerniera dell'antina. Guardate che cerniera. L'operazione che fa l'antina, tac, veramente notevole. Enzo Puma ti riprende, perché dice che invia il furto dicendo che dal vivo è ancora più bella. Venite qua e vediamola. Allora, sotto vi faccio vedere, sollevo, tac, aspetta che ho perso un pezzo, ok, mio, si solleva, le reti si sollevano lateralmente, tutte e due, ok. Sotto abbiamo un grande gavone, vedete? C'è il boiler, quello per l'acqua calda, tac. E chiudiamo, tac. Dall'altra parte si solleva uguale. Ah, ecco, già che l'ho sollevato vi faccio vedere lo spessore del materasso, ok? Guardate la mia mano, E tra l'altro con fili d'argento, perché questi che si vedono sono fili d'argento, quindi come materassi quelli seri, Non è un... Tra l'altro è il materasso in schiuma, appunto, apposta, quindi è una cosa veramente di fascia alta. Qui parliamo di fascia alta. Allora, aspetta un attimo, due pazzi in caravan dice, sì, che abbiamo sentito parlare di furti, si aggregano anche loro. Fabio, sì, Rodari, allora, dici che non mi sono dimenticato, due pazzi, scusatemi, ma c'è un po' di casino, scusatemi, non mi sono dimenticato, Ok, così anche allora la risposta. Flavio Rudari è arrivato, buonasera. Enzo Puma dice: ragazzi, andate a rubarla, tanto Davide è d'accordo. Rani, cosa dice? Tanta roba un materasso così. Salvatore Simoncini, dal vivo è meritevole. E Romano Rosati, dai, sto popò di caravan potevano mettere la versione da 14 litri di boiler. No, perché ha 800 watt di assorbimento, salvo che non sia quello a gas, e allora in tanti campeggi potreste avere problemi.
Poi comunque se vai con un mezzo così, vai nei campeggi belli, ti prendi magari anche il bagno privato. Guardate che bella la luce sotto, che fa ambiente sotto il letto. Tanta roba. Notevole, allora, notevole. Massimo Martini dice che il problema è che se è quella che credo, è larga quasi 2,50 e non 2,30. È 2,46 sì. Perché ce l'ho esatto. Anch'io. Per 7,96 di lunghezza, col timone. Allora, Andrea Montatori, grande Mondovan, ciao. Sì. Enzo Puma dice, Davide, dice che gli sembri un po' Mastrota quando pubblicizza il materasso. È vero. È vero, però c'ho ancora un po' i capelli, io per fortuna faccio un po', li tengo con cura, ma ce ne ho ancora un po', quindi non sono come Mastrotto, non sono pettinato uguale, diciamo così, dai. Poi di fianco abbiamo, ecco, andando verso il centro, gli appendiabiti, ok, con le tasche, molto 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 carino. Dalla parte opposta abbiamo il vano cucina, qua per gli chef e per le signore che cucinano. Ma scusami, allora, ma il tagliere anche sopra i fuochi oltre che sul lavandino? Allora, di serie c'è il tagliere coprilavello e questo serve per fare scolare i piatti. Ah, uno scolapiatti! È di serie, chiaramente. E quindi, giusto per... notevole la cosa, eh? Il piano cottura è il solito Adria, quindi con i tre fuochi, il piezo elettrico, vedete? Classico, quello che c'è su qua. Mamma mia, che bello, è vero. Guarda, allora, mamma mia che bella, lo dice Massimo Martini, ma mi accodo. Fernando Cosimati dice, sì? Ah, questo per me, 2,46 mi mettono un po' d'ansia, c'è tanta differenza la guida con una 2,30. Fernando, ti rispondo io perché le ho avute tutte e due e sai che le sto avendo, anzi, ho avuto anche una 2,53. Allora, dipende tutto da come è costruita la caravan. Nel senso, sappiamo tutti che la scocca di Adria è rigida, con la telaistica che ha non c'è alcun problema. Cioè, tu vai e la roulotte ti segue. Io avrei ansia in altri prodotti con la scocca meno rigida, e praticamente come era successo a me con quella precedente, praticamente la ruota andava dove cavolo voleva lei e io dovevo correggere. Questa è la differenza. Invece con questa ti posso garantire che è così. È arrivato Alberto, il nostro specialista in carrelli tenda. Ciao Alberto! E poi no, Stefan Ekel, buona serata, ma ciao Stefan Ekel. Io intanto sto facendo vedere i cassetti, che hanno tra l'altro anche la chiusura assistita. Che roba, cioè questa è veramente un mezzo notevole. E sotto ci abbassiamo, ma se è un mezzo, no, è vero, un intero, c'è ragione. Perché scusami, ho dato un'inesattezza, Luca, perché il prezzo è intero, sarà anche un mezzo, sì. Vabbè, poi un po' di sconto lo facciamo, dai. E poi anche il cestello, ma che roba notevole, notevole, veramente notevole. I ripiani, appunto, che possono essere spostati, gestiti come si vuole. Sopra abbiamo due belle ante, tra l'altro, ecco, vorrei far notare che la parte sopra chiara con le ante stondate così verso l'alto danno un'ulteriore idea di spazio all'interno, sembra addirittura più di 2,46 m. Lo spazio dentro è veramente notevole. Il forno microonde e anche la cappa aspirante, certo, c'è la cappa aspirante, anzi, tra l'altro è silenziosa, perché tante volte la cappa fa un casino che è meglio non accenderla, invece qua è veramente notevole, silenziosissima, bellissima. Qua abbiamo le luci, un'altra presa di corrente, tutto LED e quest'altro. Ah, posso dire una cosa? Perché alcuni hanno la presa di corrente in basso, che è più comoda. A rigor di legge deve essere in alto la presa, Sì, perché è meno pericolosa. No, Nello, guarda che... No, questa è stupenda. Ragazzi, fermi tutti, Nello ha vinto il premio, Dice, scusate, qua, dov'è Nello? Eccolo qua. Che dice, Adria è una garanzia, poi le porta Franco, capisci a me? Porta Franco. Nello, sei un genio. Alice, vorrei far notare... Dice tanta roba, avanti.
Vorrei far notare, tra l'altro, l'anta, quella del microonde, che normalmente chiaramente rimane aperta per più tempo perché si utilizza il microonde, ha un ammortizzatore in più per tenerla sollevata, non solo le classiche cerniere che rischiano poi di cedere. Questa veramente è una chicca notevole. In più, altra cosa vi faccio notare, poi lo vediamo anche negli altri mobili, la paretina anticondensa. Questa è una paretina anticondensa, alta tra l'altro. Questo serve appunto per evitare che si formi l'umidità quando si va in climi freddi. Quindi è stata studiata per utilizzarla sempre. Stiamo parlando di un prodotto di fascia. Allora, Due Pozzi Caravan dice, noi non sappiamo se abbiamo una scocca rigida o meno, ma non ricordo... Sì, avete la scocca rigida, ragazzi. E Enzo Puma dice che bomboniera di roulotte. Notevole, notevole veramente, notevole. Spostandosi c'è la mitica porta. Porta Adria tutto in un pezzo, larga tra l'altro, con la chiusura doppia, se la blocchiamo, vedete. La pattumiera, che può essere utilizzata anche come cestino, ma che bello. Le luci all'ingresso, le luci ambiente che vi ho detto prima che sono dimmerabili, la zanzariera a porta intera, la centralina. Allora, la centralina qua permette di comandare tutto, quindi vi dice i gradi interni, esterni, cosa abbiamo acceso, in questo caso luce fuori, luce dentro, la corrente, il livello dell'acqua, per attivare la pompa dell'acqua, insomma abbiamo tutti i vari comandi. Poi dopo io tutte queste cose poi, se le venite a vedere, chiaramente poi ve le spiego di persona, che è meglio. Aspetta un attimo, Sandro Fusco chiede, come si fa a sapere il tipo di scocca? Sandro, te lo dico subito, Adria, Detres, Hobby, punto. Enzo Puma, quanti posti ha questa bomboniera? Non ho capito. Quanti posti, chiede Enzo? Quanti ne ha? Quattro posti. No, stavo rispondendo a quello che hai detto te, perché una marca ha sì un buon telaio, ma di scocca non è proprio il paradiso. Comunque, vabbè. Andiamo avanti sempre di qua. Allora, qui abbiamo la zona living giorno, quindi che poi può diventare un altro letto matrimoniale. E questa è la famosa dinette Cosimati, quella di Fernando, sì, che ha il vetrone... Esatto, senza finestre, non gli piacciono a lui. Sì, lettone enorme, esatto. Sotto qua possiamo aprirlo, vedete, tac, col piedino, apriamo e c'è il gavone. Bello ampio. Poi in testa di là abbiamo la parte degli impianti, poi sono tutte cose che poi vediamo insieme. La dinetta è veramente grande e notevole. Anche qua, pensile, tac, con chiaramente la paretina anticondensa, vedete? E sotto abbiamo il Bluetooth. Il Bluetooth dà vita a un'altra cosa notevole su questa roulotte. Allora, perché su altre abbiamo sì il Bluetooth per la musica. Anche qua chiaramente fa la musica, ha la possibilità di essere collegato, ma qui abbiamo un impianto audio premium. Quindi non abbiamo solo il solito impianto con due casse, che sì, si sentono, è bello e tutto. Qua la musica in questo caso è proprio, adesso l'ho attaccata col telefono, è diffusa in tutta la roulotte. Cioè, perché abbiamo delle casse che appunto sono impianto Visaton. È vero, si sente. Si sente? Sì, si sente. Ma la musica la sentiamo dappertutto allo stesso modo, eh? Quindi in camera, lo sentiamo in camera, perché sono appunto gli altoparlanti sono distribuiti in maniera molto intelligente, quindi abbiamo la musica diffusa per tutto, anche in bagno. Quindi se non voglio far casino, tac, ce l'ho anche in bagno, e anche in bagno la mia bella musica. Dopo il bagno ce lo vediamo. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Rani dice, la molla gas al pensile del microonde fa capire il livello alto di conoscenza che sanno come si utilizza. Daniele di Link, buonasera. Sono in servizio, ma non potevo mancare, bellissima, soprattutto il letto centrale, anche se ormai mi ero specializzato nel salto alla Fosbury. Salvatore Simoncini dice, un impianto da paura, musica anche in doccia, dice Salvatore Simoncini. Andrea Montanaro, wow, un'Adria. E Elisa Floridia, al prossimo incontro casuale, se veniamo, poi non vi serve l'impianto Bluetooth, è vero, hai ragione. E Montana dice, questa è mia, adesso la ordino. No, tu devi andare sui van. Ma van o non van?
Vanno, no, con lui vanno, con gli altri stanno fermo. Ah, quindi... ok, boh, basta saperlo. Era quello che io chiedevo. Quindi avete visto bellissima la dinette, notevole. Poi passando, girando, diciamo indietro, abbiamo l'altro posto, dicevo, infatti due predisposizioni a televisione, quindi anche qua abbiamo la predisposizione per la televisione, il, con la presa e l'attacco antenna. Quindi due televisioni ci stanno, una bella satellitare con doppio LNB, che chiaramente vi installiamo noi, e la e doppia televisione. No, oh, Andrea Montanaro dice che la ordina. Sì? Scusa un attimo, adesso, a parte gli scherzi, ma quante ne hai a disposizione? Questa è pronta consegna. Quindi, quindi se uno volesse, oggi effettivamente le consegne sono un po', però io ce l'ho pronta. Tra l'altro, è una novità di quest'anno questa disposizione. Devo dire grazie a Stefan che me l'ha fatta avere. Grazie, Stefan. Quanto pesa? Chiede Fernando. Così male. Allora, ecco, questa è l'altra chicca. È l'altra chicca. Allora, la roulotte a vuoto, quindi parliamo di così come adesso, senza di me, perché sennò dopo, solo con me dopo si può fare il peso. Allora, pesa veramente poco per la stazza che ha. Vi faccio vedere sui dati tecnici, eccolo qua. 1390 a vuoto, quindi così come adesso. È un dato notevole, perché Adria tra l'altro non bara sui pesi, quindi quello che dichiara è giusto. Quindi vuol dire che avremo adesso il peso di F2 è in fase di omologazione, però probabilmente partiremo dai 1700 kg, forse 1650, però diciamo dai 1700 sicuramente, e si potrà arrivare fino ai 2000 kg come omologazione. Cavolo, quindi vuol dire che abbiamo comunque una sale da 20 quintali, non abbiamo l'assalino. Allora, aspetta un attimo, hai un po' di domande. Allora, Massimo Martini, che tipo di riscaldamento monta o cosa si può avere come accessori? Ok. Allora, riscaldamento di serie, cioè classico Truma, ventilato. Abbiamo anche il pavimento riscaldato, Infatti vi faccio vedere, c'è accesa anche la spia. Ah, è vero. Il pavimento riscaldato. Si può avere eventualmente come opzionale sulla Truma l'Ultra Heat, oppure a richiesta si può avere, chiaramente va ordinato di fabbrica, in quel caso il sistema ALDE. Allora, okay, Truma chiede prezzi di listino. Costa 31.250 euro, più la messa in strada. E Andrea, sempre Montanaro, chiede se è monoasse. Sì, monoasse. Poi... Cristiano Quadro dice: meno male che ho finito i soldi, se non domani toccava andare a Vanzago. Mamma che bella! Qua vale veramente la pena. Il mezzo è veramente notevole. Venite a vederlo, perché vi dico: guarda, che vederla così non rende davvero. Dal vivo, chi l'ha vista, per esempio, Salvatore, che è anche lui in linea, che l'ha vista l'altro giorno, è rimasto senza parole. Lui aveva già fatto, avevano fatto già dei bei lavori su un'altra, su una con i letti gemelli. Quindi già qualche particolare in più lui lo conosce anche e sa anche soprattutto come sono fatte. Poi dopo, vabbè, diremo altre cose. Però veramente questa è notevole. Cioè, guarda, il frigorifero, ci siamo dimenticati il frigorifero. Eccolo frigorifero, qua. Arriviamo subito al frigorifero. Ah, quindi stavano dicendo posto TV, la stufa, c'è anche un bel vano sotto. Frigorifero Thetford, che poi tra l'altro mi fa vedere specchiato, quindi notevole. Ripiano sopra libero. Frigorifero Thetford è automatico, 140 litri. Automatico, quindi sceglie lui automaticamente la fonte dell'energia, salvo che voi non lo settiate in modo che decidete voi, quindi... Allora, un attimo. Andrea Montanaro, si può vedere l'esterno? Sì, Andrea, dopo andiamo sull'esterno. Sì, sì, adesso arriviamo. Enzo Puma, così poi spieghiamo anche il parole. Peso. Dimmi. Scusa, esatto. Allora Enzo Puma dice che è rimasto senza parole. Fernando Cosimati vuol vedere il bagno. Adesso ci arriviamo. Adesso e poi è arrivata Donatella Romiti. Ciao Donatella. Ciao. Sotto il frigorifero, che abbiamo un altro vano, abbiamo, allora apro, sempre chiaramente le utenze, quindi il gas, lo scarico dell'acqua e l'altoparlante che fa da woofer del sistema audio. Notevole, notevole, notevole. Passiamo al bagno, maniglia seria, apriamo, tac. Allora, Massimo Martini dice che non viene a vederla perché sta già male così. Mattia Montagna è arrivato, ciao Mattia, bellissimo veramente. Ciao, no, devi venire a vederla, che merita davvero. Si fa un giro, ci beviamo un bel caffè insieme, tanto l'esposizione è al coperto, quindi noi i mezzi li abbiamo tutti al coperto, quindi può venire tranquillamente, ci beviamo un bel caffè, un buon caffè,
e la vede dal vivo, così almeno poi dopo se dobbiamo rianimarlo non c'è problema, abbiamo tutte le tecniche di rianimazione. Allora, bagno Ergobath Adria, quindi chiaramente come tutte lo standard è tutto sigillato, ok. WC sempre Tedford, quello grande, quindi con la cassetta da 19 litri, e appunto dicevamo Ergobath, quindi ribaltiamo e abbiamo il nostro mitico lavandino. Che io adoro, guarda, da quando ce l'ho non voglio più altri tipi di lavandini, veramente stupendo. Sì, diciamo che non è grande sto lavandino, eh. È enorme. Esatto. Questo è veramente un lavandino, anche a caso forse ce l'ho così grande il lavandino. Notevole, notevole veramente, notevole, notevole, notevole. Qui tutto specchi, questo si apre, vedete, tac, tenda per la doccia. Ah, aspetta un attimo. E anche qua dei ripiani. Sì? Donatella chiede quanto costa e quanto è larga e quanto è lunga. Allora, mi ha detto costa 31.250 più la messa in strada, è lunga 7,96 m ed è larga 2,46 m. 7,96 compreso anche il timone? Col timone ovviamente, eh? Sì, assolutamente. Poi Mattia Montagna dice che il WC con cassetta grande è spettacolo per l'itinerante, vero? Lo pazzo in caravan dice che anche la loro roulotte rimane in gli esseri, infatti non le hanno mai sentite ridere. Questa è una Luca Stellata però, eh? Sì, veramente. Questi credono, sono montati la testa, credono di essere scioccati. Pensano di essere Luca Stellata. Allora, Elisa, sono le vittime bagno... che hai, è tutto tu, eh. Senti, Elisa chiede se il bagno e la dinette sono uguali alla Dora 502 UL. La 502 UL è quella con i letti gemelli, giusto? Sì, adesso controllo. Andare a memoria, mi sembra di sì, però. Aspetta, adesso vado io a controllare. Guarda però la pianta, aiutami perché poi con tutte le... Sì, certo, no, ma tranquillo, ci sono io. Intanto faccio vedere la colonna doccia, c'è un bel attaccapanni sopra. Si deve mettere. Allora, il bagno e la dinette, sì, confermo io, bagno dinette, mamma mia che occhio che ha avuto Elisa. Bella, sì, è lì, e lì, sono quelle. E, sì, infatti lei dice anche lei di sì, sì, però la 502 UL secondo me è 2,30 m. 2,30 secondo me è più stretta, sì, esatto, cosa... è leggermente più stretta, 4+1 Elisa, sì. Ma Agostino V, ladri anche in alta gamma, pochi fronzoli, tanta sostanza, che sostanza, sì, qua è veramente notevole. Vabbè, scendiamo, che facciamo vedere giù, che chiedevano giù, dopo il Massimo, sì, torniamo, sì. Ah, Massimo Blu, Nino, sì? Chiede se il passaruota è quello nel bagno. Sì, Nino, il passaruota, sì. Prego, sì, il passaruota, sì, andiamo. Questa è l'inquadratura per Fernando. La finestra della porta si oscura, leggete qua cosa c'è scritto. E ricordiamo che la porta d'ingresso è un Artal. Ah, aspetta, Sandro, ti chiede se si può vedere la trasformazione in letto della dinette. È un po' difficile perché sei da solo lì. Eh sì, è molto semplice però, perché comunque il tavolo si abbassa, ok? C'è la leva che abbassa il tavolo e si tirano giù i cuscini, quindi comunque l'operazione è veloce, proprio un minuto, non c'è da diventare matti a fare il Tetris, eh. Si fa proprio in un attimo, prego, dai, adesso scendi. Scendo. Allora, intanto che scendi io faccio vedere, perché ti voglio fare i complimenti per la nuova pubblicità che hai fatto. Ah, grazie. Allora la faccio vedere a tutti, perché in la giro spoileriamo subito in anteprima, bravo. Perché l'ho vista oggi, ecco, questa è la pubblicità che sta facendo. Okay, non prendere sbandate il tuo partner antisbandamento Autonord e Caravan.it. Bravo però, bella. Ok, andiamo avanti. Grazie, grazie. Aspetta, grazie. Allora, esterno. Come? Ecco. Allora, adesso esterno, tutta in vetroresina, liscia chiaramente. Cerchi in lega Adria Design, notevoli, notevoli. Chiaramente piedini rinforzati. Guardate che bella, la faccio vedere. Tacco un po'. Ah, Fernando lontano. Chiede a proposito, sì? Di sbandate, si ha la TC? Sì, assolutamente sì. Arriviamo alla dotazione di sicurezza, ATC di serie, chiaramente il stabilizzatore, tutto a sale delta, telaio alleggerito. Telaio è il Vario X novità che c'è solo su questa, vedete quello super leggero. Questo è grazie a questo
e ai quattro cantonali laterali in materiale composito siamo riusciti ad avere un peso leggero, appunto 1390 kg a vuoto, che su un mezzo del genere sono veramente pochissimi, perché poi dopo ovviamente non si è andati a lesinare sulle altre cose come fanno altri. A proposito delle maniglie, il frontale è studiato alla Galleria del Vento. Esatto. Stavo arrivando giusto a quello, perché lo stavo facendo vedere. Il frontale è studiato nella Galleria del Vento. Il tetto è in vetro resina, tutto in un foglio unico. Quindi da dove parte fino in fondo non ci sono giunture sul tetto in vetro resina. Anche questo è tutto vantaggio del rischio di infiltrazione che non c'è. Allora, aspetta un attimo, belli cerchi, dice Enzo Puma. Poi Fernando Cosimati vorrebbe vedere il gabone, mentre Andrea Montanaro vuol vedere il posteriore. Ok, adesso arriviamo anche di là. A grande richiesta. Allora, apriamo il gabone. Tac. Notevole, perché anche questo è molto largo, praticamente quasi senza gradino, quindi le bombole si mettono e si tolgono comode. Predisposizione per mettere la ruota di scorta. Chiaramente posto per due bombole, il carrellato per le acque grigie, due manettini, uno per i piedini e l'altro per controllare il serraggio delle ruote o per togliere le ruote. Allora, un attimo, c'è Yuri De Angelis che ci sta vedendo mentre in nave, perché sta attraversando, lui sta lavorando in questo momento. Grazie Yuri, siamo con te. Massimo Martini dice: io adoro. E Nello invece fa una domanda interessante, domandone da camperista: si può montare i piedini di stazionamento tipo Itesa? Allora, si possono mettere i piedini sulle roulotte, i piedini di stazionamento sono di stazionamento, non di livellamento come sui camper, ok? Quindi si possono mettere sì i piedini elettrici che scendono da soli, però la bolla bisogna farla, diciamo, manualmente, nel senso che io col ruotino e poi chiaramente mover, perché su una roulotte così non posso non montarlo, o comunque anche se fosse più piccola, il salgo di lato, destro, sinistro, come mi serve per livellarmi, ok? Fatto quello, una volta che sono livellato, posso tranquillamente far scendere i piedini auto elettrici, che sono in questo caso opzionali. Grazie, no, perché è interessante. Insieme al mover. Ringrazio Nello, ecco, perché ha fatto veramente la domanda. Eccolo lì l'ATC. Ma anche il copritimone è fatto, è Adri, guarda che bello. Sul lato destro, adesso qua con lo spazio siamo un po' più strettini, si vede meno, però abbiamo il gavone esterno di accesso, okay, il serbatoio dell'acqua, le griglie del frigo, la finestra del bagno è opalina, oltre ad avere poi oscurante zanzariera, qui facciamo vedere i cerchi che insomma mi piacciono, e andiamo poi sulla parte dietro. Vabbè, la scritta Adria cromata, tanta roba, tanta roba. Ecco il gruppo ottico, tac. Fari full LED, scritta in 3D, ok, e la scritta cromata Adria. Ce la fai vedere il posto? Riesci a inquadrare proprio il sedere? Non c'ho spazio, Luca. Ok. Stretto. Comunque okay, tutto liscio, tutto vetro resina. Fernando, che spettacolo! Fernando dice: che spettacolo, bellissima, meglio di quella che ti avevo chiesto. Allora, il terzo stop, qua ne abbiamo quattro, ce n'è uno sotto, vi faccio vedere, poi ce n'è un altro sopra, che non so se riesco a farvi vedere. Ah, è vero, sì, si vede. Allora, ma se uno può, chiedo a te, la può mettere fissa su un terreno privato, si può, credo. In campeggio, se no paga il campeggio. Esatto. E molto bella, dice Gigi Poli. Ciao Gigi! Andrea Montanaro dice: adoro il lato B. Ma è bella tutta questa, guardate davanti, ma che effetto, Notevole, questo qui è il famoso frontale al Fernando Cosimati. Sì, esatto. Tutta liscia, la vetroresina chiaramente è sempre impeccabile, però dovete venire a vederla, perché spiegata così veramente io cerco di fare il meglio possibile immaginabile, ma non è sufficiente. Venite a vedere i profili e shape, anche questi, poi comunque quando venite a vedere vi spieghiamo anche la differenza, perché servono, oltre a dirigidire la scocca, hanno anche altre funzioni che poi vi spieghiamo direttamente. La canalina sotto per metterci la veranda, paraspruzzi di serie, torniamo dentro, che bella, dai.
Romano Rosati dice: sì? Caravan da full timer si è camperizzata. Esatto. Sì, diciamo che di base ha già la predisposizione per la batteria, quindi c'è già la cassetta e il caricabatterie già di serie. Quindi basta mettere la batteria e ovviamente una volta che si monta il mover, così c'è già dentro anche quella. E poi, se uno è amante della genere, io metterei la doppia TV per me qua. Ci sta. Clima, allora, doppia TV, mover, è una bella veranda, gonfiabile magari. Allora, Andrea Montanaro dice, sì, una signora caravan, detto da un hobbista. Due pazzi in caravan, comunque le Adria sono davvero belle. Denzo Puma dice, io non vengo perché dopo sto male e poi me la prendo con te. Oh. Con me o con te, Luca? No, con te. Vabbè. Con me. Oh. Vabbè, perché no? Dai, Enzo, vai lì, l'agganci, te la porti via. Ma sì. Bene. Davide, è finito il tempo. Bene, dai, siamo riusciti a spiegare. Io bene. Lo so. Io lo so, aspetta, cosa dice Fernando? Io sto già male con questo finestrone, infatti lo so, Fernando, lo so, è fatta per te, Starulo, guarda, che roba. Ok, allora... Lo lasciamo così, che guarda la finestra. Va bene, allora io ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, grazie di tutto, ci vediamo lunedì, e Davide, grazie anche a te, Auto North Car and Caravan, Vanzago. Grazie, ciao a tutti. Adria. Adora 593. Esatto. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao, buon weekend, vi aspettiamo.